Eccoci qui al rientro a Hit & Dance con il primo ospite di questa nostra trasmissione. Dunque, intanto vi dico che è docente al Conservatorio dell'Istituto Paesiello di Taranto. È una materia molto impegnativa e importante, musica jazz. E poi è secondo classificato al Festival di Sanremo edizione 2004. Lo definiscono, pensate, la forza travolgente di un mare inquieto. Chi è? Signore e signori, Mario Rosini! Ciao Mario, benvenuto. Grazie, grazie Alfonso. Come stai innanzitutto? Beh, mi sto riprendendo da una influenza un po' che mi ha lasciato un po' per terra, però ce la facciamo. Diciamo che ce la faremo. Sì, sì, sì. No. Allora Mario, intanto un grande complimento al fatto che tu sei docente all'interno di una struttura così importante quale il Conservatorio di Taranto. Raccontaci brevemente questa esperienza. Intanto lì faccio un corso che si chiama Canto Jazz, non musica jazz, perché c'è il mio collega bravissimo Nico Morelli che lo fa. Io riguardo il canto del jazz, nella musica jazz. È una bella esperienza perché comunque affondiamo le radici proprio in questo genere dagli inizi della storia del jazz fino a quello più attuale, più moderno. Non con un po' di difficoltà, perché comunque c'è anche la coralità, bisogna studiare il pianoforte, c'è un po' di cose che vanno affrontate in 5 anni. Perfetto, io invidio un po' i tuoi allievi, comunque, come si comportano? No, devo dire che ci sono dei talenti veramente molto molto forti, per cui è bene che ci siano queste forme di studio anche nell'interno dei conservatori. Bene, allora incoraggiamo i giovani, sono tanti, a seguire il conservatorio, una strada sicuramente ambita e ambiziosa, vero? Direi di sì, anche perché poi uno si ritrova a fare male un bel diploma che può servire sempre. Bene, benissimo. Allora Mario, l'occasione di incontrarci per la presentazione di un brano, poi nella seconda parte parleremo del tuo secondo brano, questo ha per titolo... Questo titolo è abbastanza emblematico, si chiama Innamorarmi Ancora. Cioè, che non sarebbe male. È una necessità di ogni uomo e di ogni donna, che spero, perché comunque l'amore rimane quella parentesi che ci fa sembrare diversi. Insomma, Benissimo. Allora, per voi, Mario Rosini. Sembra che tutto ti sia contro, qualsiasi cosa o chiunque stia incontrando, e chiudi fuori i tuoi sogni, la tua America, e poi apparecchi una cena senza musica, senza musica. E tu ti chiedi quanto ancora devi immaginare, fare a pugni con inganni senza farti male. Ripiegherei sulle vecchie pagine di ieri per provare a sorridere e innamorarmi ancora, senza una parola, senza un limite, solo vivere, innamorarmi ancora, una volta ancora, tutto sembrerà così facile, semplice. L'amore è il centro della mia vita, ci sarà, non sbatterò più la mia testa a un muro mai. Ricucirò le mie più piccole speranze al cuore per ricominciare a sorridere e innamorarmi ancora.
senza parole. Grazie. Davvero melodiosa, complimenti davvero, è l'occasione per innamorarsi, diciamo che magari ci coinvolge un po' tutti in prima persona. Ma che ti devo dire, secondo me è il segreto, quell'antidoto per una vita abbastanza di routine che noi, insomma, la maggior parte di noi conduce, per cui l'innamoramento, ma di qualunque cosa, anche di una bella giornata di sole, oppure del nostro lavoro, oppure di altre cose. Comunque avere la passione in tutto quello che si fa. Bene, allora un grande personaggio, signori Mario Rosini. Tu sai come si intitola la trasmissione? Si intitola Hit and Dance. Hit come la Hit Parade e Dance come il ballo che non ci deve lasciare mai. Quindi io dico continua e tu dici Hit and Dance. Facciamo, vediamo se viene bene. Sì? Continua. Hit and Dance.